Salve a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. In questo video andremo a fare dei bagel insieme. Allora, a me mi è arrivata la box, la spring box della Reschimica e dentro vi faccio vedere perché solo una parte delle cose, perché quell'altra l'ho già utilizzata e purtroppo non ho resistito nel fare un video unboxing. Mi sono arrivati tutti questi vestitini. Allora, questa qui è, credo, Ariel. Poi c'è il vestitino di Bella, no, Aurora, di Aurora. Questa credo sia Yasmin. Poi ho il vestitino di Trilli. Questo no, è dell'altro, il bellissimo vestito di La Bella e la Bestia, un drago. E oggi credo proprio che andremo a fare un drago. Non lo so, vedremo. No, questo è vecchio, il cornetto. Questa qui è Alice nel Paese delle Meraviglie. Ecco qua. Poi il vestitino di Alice. Molto carino. Un altro drago. Non so, però è molto molto carino. E Pegaso. O un unicorno. Ok. Quindi dentro questa box avevo 10 bagel. Poi avevo... Ho trovato 10 stampini di gomma che adesso me ne è rimasto solo uno, credo, perché il resto li ho tutti usati. Solo questo qui del pesciolino. Però poi ve li farò vedere nel prossimo video. Quando faremo uno, scopriamo le creazioni in resina insieme. Allora, non so se fare un drago. E questo cestino di fiori, anzi no, perché sono magari due cose complicate, quindi no, se noi facciamo l'atomo. Ok, allora. E dentro la box ho anche trovato anche questo qui è nuovo. Allora, questa è una scatolina. Ecco qua. Che l'ho presa da Tiger a 3 euro. E devo dire che è molto, ma molto utile. E dentro ci ho messo i glitter. Dentro ci ho messo i glitter. Poi un altro reparto. Ci ho messo... Ah, questi qua li ho trovati dentro la scatola. Dentro... Questa è un'altra scatola perché ho comprato due box. Questa è la box Fil Pastel UV, che mi ha dato anche uno stampo un po' più grande. E i tre brillantini. Allora, questi qui con le farfalline, questi qua che hanno pallini di varie dimensioni e poi questo qua con le farfalline rosse. Molto carini. Poi li vedrete perché li ho già usati. Quindi qua ci sta il blu. Allora, blu, il verde, rosa, lilla, blu, pesca e giallo. E oggi, ops, lo scotch. E oggi vorrei andarli a usare. Poi mi è arrivato nella Spring Box anche questo lucido che asciuga velocissimo. Mi sembra mezz'ora, non so, proprio poco. Ok. Nella scatola con questi qua, non lo so, nella Spring Box, una delle due mi ha dato anche gli scotch per i bezel, solo che comunque c'è.
li terrò per una prossima volta. Ok, poi. E qui ci ho messo le calamite, questi qua per i portachiavi, le monachelle che mi sono rimaste e qua i gancettini. Aspettate che ne ho trovato uno. Eccolo qua. Ok, e questo è tutto. Direi che è una bella box. E ho anche sfruttato il codice di Erika Kawaii con il 20% di sconto, quindi direi che era veramente ottimo. Allora, direi di partire a creare. Allora, vorrei usare oggi i pigmenti, questi qui nuovi. Allora, questo qua. Carino, forse per questo ce lo uso. Proviamo. Ok. Ah, si appiccica. Ah, non si appiccica le dita. Wow! È veramente utile, però non so se li comprerei a parte. Allora, aspettate che mi riabbasso un po' la web. Allora, come lo facciamo? Aspetta, innanzitutto è così il verso. Devo lasciare qualche buchino libero. Allora, direi, non so se farlo con tutti i colori, cioè in ogni pallina metterci un colore. Intanto io mi prendo i colori qui. Eccoli qua. Allora, forse li faccio solo con questi. Non lo so, allora intanto iniziamo. Vediamo un po' com'è. Ok, allora vediamo. Che carino. Atomo. Veramente veramente carino, un po' particolare perché è con i colori pastello. Va bene, per questo video è tutto, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!